Cioè, te pensa, veniamo in vacanza, questo è il regalo. Grazie. Sto facendo una clip unica perché voglio dimostrarvi che ogni due metri è così, eh. E vi ripeto, non azzardatevi a dire che questo è un discorso razzista. Amici, bentrovati. Oggi, lo riconoscete, sì, dal colore, siamo a Stintino. Dovevo fare una clip per la festa di Stintino, ma poi sono stato disturbato da questo. Quindi questa clip non sarà dedicata a Stintino, ma a questo. Allora, dietro di me questo, che io reputo uno sconcio. Però adesso camminiamo, perché sennò voi non capite cosa voglio dire io. Camminiamo un po', okay, per Stintino, siamo proprio sul lungomare, una delle spiagge più belle al mondo, rovinata, letteralmente rovinata, a tutte queste persone che espongono le loro cianfrusaglie in modo illegittimo, in modo abusivo, lo sappiamo tutti. Però qua, guardate qua, proprio in mezzo, c'è questo cosino per pagare i parcheggi. E allora io dico, perché il signore deve pagare il parcheggio, e se non lo fa entro due minuti gli arriva un multone, mentre loro possono esporre quello che vogliono e nessuno fa niente? Voi me lo dovete spiegare e non vi azzardate a dirmi che sto facendo un discorso razzista. Non lo dite neanche, perché non lo è nel modo più assoluto. Sto guardando le cose in modo oggettivo, è la verità più vera. Adesso, piccola testimonianza, ecco, guarda, io faccio due metri, sto facendo una clip unica perché voglio dimostrarvi che ogni due metri è così, eh. Adesso io vi voglio far vedere la clip di uno dei tantissimi turisti che abbiamo intervistato, che sono contentissimi per il nostro mare, ma giurano, almeno adesso in questo momento incavolati come sono, di non venire mai più in Sardegna per uno di questi fatti, e cioè le multe. Vedi, il signore ha appena preso una multa, vero? Incazzato nero perché avete preso l'ennesima multa. Ma no, ma ce l'avevamo! Ah, hanno anche pagato! Guarda, 12.45, 14.50. No, l'abbiamo rifatto, le 12.51. Ho solo sbagliato a visitare la targa, da 721 a 722. Cioè, ma la roba folle. Capite? Ma il tesserino, cosa è dentro? Quindi le chavi sono le mie, cioè non posso cambiare. Cioè, aveva addirittura esposto già il tagliandino, tutte e due. Cioè, te pensa, veniamo in vacanza, questo è il regalo. Grazie. Grazie. Adesso ditemi che differenza fra tutto questo che state vedendo e uno che si dimentica di pagare il parcheggio, o che non lo vuole pagare perché ha deciso che non lo vuole pagare. Andrebbero puniti tutti e due? No? Non è giusto? Sto sbagliando? Uno è legale, l'altro è illegale. Uno ha fatto una cosa che non si doveva fare, cioè parcheggiare senza pagare il biglietto, e loro uguale. Perché uno prende la multa e gli altri no? Perché non è uno, stiamo parlando di decine, stiamo parlando di un mercatino all'aperto. A Sassari o in qualunque altro paese, voi potete, italiani, andare a esporre le vostre cose in un mercatino? Penso proprio di no, dovete avere tutti i vostri permessi, ci sono i vigili che controllano e vengono assolutamente a prendervi in tre minuti. Adesso voi spiegatemi che differenza fa se un sardo viene qui a vendere formaggio o salsiccia. Spiegatemelo, che differenza fa? Abusivo uno e abusivo l'altro. E allora perché il sardo lo acchiappano in tre secondi e infatti non ce n'è neanche uno? Guardate, voi dovete guardare, perché non stiamo parlando di uno o due, che uno, vabbè, chiude gli occhi e dice, vabbè, poveracci, in qualche modo devono campare. E lo capisco, umanamente io lo capisco, ma sono tantissimi, non è uno, due. Questo è un mercatino nella spiaggia, una delle spiagge più belle del mondo. Ecco, adesso ditemi voi se io sto sbagliando. Guarda, appeso dovunque, fanno quello che vogliono. Voi mi dovete spiegare perché per loro bisogna dire, vabbè, ma poverino. Perché un sardo che viene a vendere qui la salsiccia non è poverino, se viene a venderla perché ha bisogno di soldi, se no avrebbe un negozio, oppure non verrebbe.
Ora, gli omini che sono tanto efficaci nello scovare immediatamente la macchina che non ha il tagliandino, o addirittura, come avete visto, nello scovare che uno aveva ben due tagliandini ma gli è sfuggito quel particolare, ha digitato male la targa. Perché non sono così efficaci invece nel far questo? Certo, non sono loro deputati a farlo, bene, ma si potrebbe farlo. È che una cosa porta dei soldi all'amministrazione, quest'altra che dico io no. E vi ripeto, non azzardatevi a dire che questo è un discorso razzista, non lo voglio neanche un commento voglio di questo tenore, perché non è così. Sto parlando di cose oggettive, normali, buon senso, normale buon senso, tutto qui. Adesso commentate, ma non quella frase, commentate come volete senza quella frase. È vero, sono brave persone, poverini, sono bravi cristi, ma non c'entra. Se ogni bravo Cristo potesse fare quello che vuole, sarebbe un delirio totale, cioè è comprensibile, cioè è un ragionamento logico. Quindi è una cosa che non è tollerabile, non si può fare, soprattutto qui. Perché i turisti arrivano ma a voi non piacciono negli altri paesi, quando andate magari nei paesi nordici, oppure che ne so, Austria, Svizzera, insomma posti ben tenuti, belli, valorizzati, ma non vi piace? E perché noi non possiamo essere così? Perché? Non capisco perché. Potremmo valorizzare, far i turisti arriverebbero qua che vedono questo splendido paesaggio, tutto bello ordinato. No, no, noi ci dobbiamo rovinare con le nostre mani. È incredibile, incredibile. Gli italiani sono il popolo più stupido del mondo, secondo me.